Una cosa è certa, rientro a scuola previsto per il 15 settembre negli istituti primari e secondari delle Marche non sarà quello di sempre. Dopo 2 anni di pandemia non ancora terminata, a fare la differenza ci sarà lui, Sua Maestà Green Pass, la certificazione verde che attesta l'avvenuta vaccinazione e che dovrà essere presentata obbligatoriamente da docenti e personale scolastico. Nessun obbligo invece per gli studenti, che dovranno comunque rispettare le regole del distanziamento e indossare la mascherina in aula. Insomma, da un lato il rientro in totale sicurezza per evitare la didattica a distanza, dall'altro il rischio che la gestione del Green Pass mandi in tilt i presidi alla ripresa con la ripartenza. Sicuramente dal punto di vista organizzativo, questo sì lo posso dire, è molto complesso, perché immaginate, poi ogni scuola non ha un unico plesso, ha diversi plessi, quindi in ogni plesso organizzare il controllo quotidiano per l'intera giornata è chiaramente dal punto di vista organizzativo una difficoltà non indifferente, che quantomeno dovrebbe prevedere l'assegnazione di personale ATA aggiuntivo, che si vocifera dovrebbe tra l'altro essere assegnato alle scuole. Per noi come gestione i problemi si pongono indubbiamente, perché così come stabilisce anche l'autorità di garanzia privacy, noi non possiamo al momento almeno acquisire i dati personali sanitari, quindi dovremmo organizzare una verifica quotidiana sulla validità pura e semplice di questo Green Pass, non sui suoi contenuti, sulla validità in corso di questo Green Pass, il che ci obbliga a una verifica quotidiana, giornaliera, che per una struttura come le nostre indubbiamente rappresenta un problema gestionale, perché si tratta di persone che entrano in ogni ora, dalle 8 di mattina al pomeriggio, in orari diversificati. Dovremmo stabilire dei controllori, diciamo, in ogni momento agli ingressi, ai vari ingressi dei numerosi plessi che le scuole hanno, il che è una gestione indubbiamente complessa. Adesso confidiamo nel fatto che annunciate modifiche dell'ultimo minuto possano arrivare a una semplificazione, confidiamo molto in questo. A semplificare la questione però potrebbe esserci la piattaforma dedicata, una soluzione già allo studio del Ministero dell'Istruzione e della Salute, che potrebbe rendere più efficiente e rapido il controllo del Green Pass. Noi confidiamo molto che questo possa accadere, perché altrimenti indubbiamente saremo un po' in difficoltà. Sembrerebbe in fieri la istituzione di una piattaforma web dalla quale poter attingere non soltanto la validità ma anche la scadenza del Green Pass. Questo chiaramente ci consentirebbe di evitare i controlli quotidiani, ma non so, adesso penso che debba superare il parere del garante della privacy e di tutte queste cose che chiaramente non sono nelle nostre competenze.